Ben ritrovati, in questo video voglio parlare soprattutto ai genitori, ma in generale penso che possa essere utile per chiunque si trovi ad approcciarsi con un ragazzo in isolamento sociale. Premetto che tutto quello che dirò in questo video è frutto della nostra esperienza come associazione e di quello che è emerso attraverso il mutuo confronto tra i genitori, ma che sono sostanzialmente delle indicazioni generali e che non possono essere applicate come un pacchetto preconfezionato su qualsiasi caso. Quindi l'invito è sempre comunque quello di rivolgersi a un professionista, farsi supportare da qualcuno che possa approfondire la singola casistica e poter dare delle indicazioni più nel merito. Come voi sapete, che Chicomo Italia è un'associazione composta da migliaia di genitori distribuiti in tutta Italia e che sono stati radunati in un gruppo Facebook che oggi conta circa 1500 membri. E all'interno di questo gruppo Facebook si produce tantissimo materiale utile, si producono tantissime testimonianze, tantissime storie, tantissimi confronti, e quindi abbiamo avuto modo di raccogliere nella nostra esperienza appunto una serie di comportamenti che si sono rivelati essere produttivi nel riuscire a ricostruire la relazione tra genitori e figli. E di conseguenza, una volta ricostruita la relazione tra genitori e figli, è anche possibile sperare in una maggiore apertura da parte degli hikikomori verso la socialità, perché il primo sistema che deve funzionare affinché l'hikikomori possa sentirsi in qualche modo propenso a riprendere una vita sociale è per forza di cose quello familiare. Infatti noi come associazione non ci focalizziamo mai sul problema del singolo ragazzo o della singola ragazza isolata, ma cerchiamo sempre di agire a livello sistemico su tutta la famiglia e in particolare sui genitori, che possono veramente fare tutta la differenza del mondo attraverso i propri comportamenti, attraverso il proprio approccio al problema. L'approccio più comune dei genitori che ci contattano è un approccio ansioso che mira a risolvere la problematica il più in fretta possibile, che è lo stesso comportamento dei genitori che provoca anche l'isolamento e che porta magari un ragazzo che già fa fatica a stare nell'ambiente sociale, nell'ambiente scolastico, a far fatica a vivere anche lo stesso ambiente familiare, che diventa quindi una fonte di pressione sociale esattamente come la società esterna. E se questo accade, il ragazzo inevitabilmente si isolerà sempre più anche all'interno della stessa casa, finendo nei casi più estremi a isolarsi completamente all'interno della propria stanza da letto. I genitori sentono spesso di averle provate tutte, sentono di aver provato le buone, le cattive, a parlare, a non parlare, a punire, insomma non vedono cosa possono fare per cercare di migliorare la propria relazione con il figlio e per cercare appunto di farlo uscire, perché poi i genitori hanno questa ansia, vogliono vedere il figlio uscire, ma non capiscono che per vedere il figlio uscire, prima di tutto bisogna farlo stare bene. Perché poi l'uscita è la naturale conseguenza del fatto che il ragazzo sta bene. Bisogna capire cosa lo limita, quale tipo di pensieri ha, quale tipo di sofferenze ha. E questo è il primo grande errore che commettono i genitori, ovvero non focalizzarsi sul benessere del ragazzo o della ragazza, ma focalizzarsi su quello che loro vorrebbero che il ragazzo o la ragazza facesse, su quello che loro pensano che sia un indicatore di stare bene, quindi uscire con gli amici, andare a scuola. Spesso il ragazzo va a scuola anche se sta male, e il fatto che vada a scuola a volte può essere una cosa negativa, perché se io forzo il ragazzo a tutti i costi ad andare a scuola, quando lui fa fatica ad andarci, quando lui soffre ad andare a scuola, fa fatica a stare con i compagni, non farò altro che accelerare il processo di abbandono, non farò altro che causare a lui grande sofferenza. E quindi il fatto che un figlio stringa i denti e vada a scuola a tutti i costi, nonostante la propria sofferenza, non è un fattore positivo. È più positivo, paradossalmente, un figlio che sta a casa, da scuola, ma che sta cercando di ricostruire una relazione col genitore che possa aiutarlo poi a trovare di nuovo la fiducia, di nuovo la voglia, la motivazione per frequentare la scuola. Quindi non un andare forzato, ma un andare motivato, un andare che parta dal proprio desiderio e dalla propria volontà di riuscire a superare i propri limiti. Quindi spesso quello che capita, la dinamica più classica che vediamo, è il figlio abbandona la scuola, a quel punto i genitori vanno in panico, la prima cosa che fanno è cercare di forzarlo a tornare a scuola in tutti i modi, a insistere affinché lui vi ritorni il prima possibile, dando appunto al ragazzo l'impressione di non aver capito il suo malessere,
e di mettere prima del suo benessere l'obiettivo di andare a scuola, come se l'andare a scuola sia più importante dello stare bene di per sé. E questo crea una rottura, una frattura relazionale tra genitore e figlio, e si crea una grande incomprensione di fondo. Il figlio pensa che il genitore non lo capisce, che non gli interessa veramente se sta bene, non riesce a comunicargli il suo disagio, e il genitore invece pensa che il suo comportamento, la sua pressione affinché il ragazzo torni a scuola sia un qualcosa di positivo, perché nella mente del genitore appunto l'andare a scuola è sintomo comunque di stare bene, quindi avrà come obiettivo ultimo quello di far sì che il ragazzo torni a scuola, perdendo invece di vista l'obiettivo principale, ovvero far sì che il ragazzo stia bene. Tutto questo passa da cosa? Dall'elemento principale. Abbiamo detto spesso che gli hikikomori si isolano a causa delle forti pressioni di realizzazione personale, quindi dal fatto di dover mantenere un certo tipo di performance, di dover essere sempre all'altezza delle aspettative, anche delle proprie aspettative. Comunque sono ragazze che vivono sotto pressione, che faticano a godersi anche gli aspetti relazionali più semplici. Quindi quello che noi abbiamo visto funziona, soprattutto in una fase iniziale, è allentare la pressione. Cercare di non caricare l'hikikomori di ulteriori pressioni, anzi cercare appunto di fare il contrario, di alleggerire, di togliere quelle che sono le sue angosce prestazionali, e appunto spingendo un ragazzo, per esempio, come dicevamo prima, a tornare a scuola a tutti i costi, non facciamo sicuramente il suo bene nel momento in cui la scuola è diventata per lui una fonte di sofferenza quasi ingestibile. E qui spesso si crea un grande equivoco, perché noi come associazione diciamo ai genitori di allentare la pressione, di non forzare il ragazzo ad andare a scuola, di non forzarlo a uscire, e allora la risposta che ci viene data a volte è: beh, ma quindi cosa devo fare? Non posso fare niente. Innanzitutto, allentare la pressione non significa assumere un atteggiamento passivo, anzi è un atteggiamento molto attivo, ma controistintuale. Bisogna cercare di reprimere quelli che sono i propri istinti che portano il ragazzo a soffrire la pressione, e in questo modo riuscire a creare una relazione più empatica. Non pensiamo che questo tipo di atteggiamento sia un atteggiamento di menefreghismo, di abbandono, anzi è esattamente il contrario. Il mettere pressione a tutti i costi può essere interpretato dal ragazzo come un atteggiamento di menefreghismo rispetto alla sua problematica, alla sua sofferenza. Ma se il ragazzo vede che un genitore si impegna e resiste anche quelle che sono le proprie pulsioni di genitore che vorrebbe vedere un figlio stare bene, e cerca invece di sospendere il suo giudizio e stare con lui, stare insieme a lui, per cercare di capirlo, diventando di nuovo un suo alleato e non un suo nemico, come lui interpreta tutto il resto della società, che non vuole altro che appunto sobbarcarlo in un percorso che lui non sente essere il suo. E allora non si tratta di non fare niente, non si tratta neanche di evitare litigi, perché il litigio può essere una condizione potenzialmente positiva per la relazione. Ma bisogna capire per che cosa nasce il litigio. Perché se il litigio nasce dal momento in cui un genitore prova a forzare il ragazzo a fare delle cose, prova a persuaderlo, persuadere vuol dire cercare di modificare il suo comportamento in base a quello che noi vorremmo che lui facesse. Se il genitore prova a persuaderlo a fare delle cose e il ragazzo si innervosisce e lo allontana e nascono i litigi, oppure se il genitore lo forza lontano dal computer, che diventa per lui una fonte di comunicazione con l'esterno importante, ecco, quando si genera quel tipo di conflitto dovuto all'invadenza del genitore, al tentativo del genitore di manipolare quello che è il comportamento del ragazzo, quello è un conflitto negativo, perché rompe la relazione. Ma se il conflitto nasce da un tentativo del genitore di interessarsi realmente alla sofferenza del ragazzo, di andare a parlargli non perché vuole che lui faccia determinate cose, ma perché vuole veramente capire qual è il problema che sta vivendo il ragazzo, qual è la sofferenza che sta vivendo il ragazzo, e magari anche in quell'occasione il figlio reagisce in modo violento, aggressivo, perché magari scambia quel tipo di atteggiamento esattamente per l'atteggiamento che dicevamo prima, ovvero un atteggiamento che tende a persuadere, che tende a modificare. Però quello è un conflitto che si viene a generare positivo, un conflitto che si viene a generare per un tentativo del genitore di avvicinarsi e non di forzare, cosa completamente diversa. Quindi bisogna stare attenti alle diverse tipologie di conflitto. Ci sono dei conflitti che portano all'avvicinamento e ci sono dei conflitti che portano all'allontanamento. L'abbiamo già detto, bisogna interpretare il problema a livello sistemico, mai pensare che l'isolamento di un ragazzo sia solo e soltanto un suo problema. Il suo problema è anche il problema della famiglia,
e quindi anche dovuto a delle dinamiche familiari scorrette, ad un approccio scorretto, non solo della famiglia, ma anche della scuola, della società più in generale. Ovviamente noi possiamo agire più facilmente sul sistema famiglia, perché è più piccolo, è composto da meno elementi. Potenzialmente possiamo agire sul sistema scuola. Potenzialmente ancora potremmo agire sul sistema sociale, attraverso la sensibilizzazione. Infatti che Comore Italia lavora su tutti questi tre sistemi. Sensibilizziamo l'opinione pubblica, quindi macro sistema sociale, sensibilizziamo le scuole, quindi sistema scuola, ma andiamo a lavorare fortemente sulle famiglie attraverso dei gruppi di mutuo aiuto dedicati ai genitori con dei nostri psicologi volontari che aiutano appunto i genitori a cambiare approccio al problema e a capire come relazionarsi in modo più efficace col ragazzo. Un'altra cosa che abbiamo notato essere fondamentale nella nostra esperienza è responsabilizzare i ragazzi, soprattutto i ragazzi più adulti, quelli che sono magari già maggiorenni, che hanno 20, a volte 30 anni. Se vengono trattati sempre come dei bambini, automaticamente loro si metteranno in una posizione di dipendenza dai genitori e questo non farà altro che peggiorare la loro situazione, la loro sensazione di sfiducia, la loro sensazione anche di fallimento. È ormai evidente dalla letteratura che spesso negli hikikomori è presente una madre iperprotettiva che tende a essere invadente, che tende a controllare quella che è la vita del figlio, e questo fa sì che il ragazzo non riesca a sviluppare quelle competenze sociali, quelle competenze di gestione dei fallimenti che sono necessarie per la sua indipendenza emotiva dalla famiglia e quindi per una sua capacità di stare in piedi nella società e reagire a quelle che sono le inevitabili difficoltà che la vita gli mette di fronte. Io vedo situazioni familiari dove i genitori hanno addirittura paura ad andare via per 2-3 giorni con ragazzi di 25-30 anni perché non sanno come il figlio potrà reagire alla loro assenza di casa. Ma come farà a mangiare? Ma se non ci sono io che gli preparo da mangiare? Come farà lui a prepararsi da solo il pasto? E questo è un atteggiamento assolutamente assistenzialista che bisogna cercare di evitare a tutti i costi. Anche se noi pensiamo di fare il bene del ragazzo con questo tipo di atteggiamento iperprotettivo, non stiamo facendo altro che il suo male. Bisogna cercare di trattare gli hikikomori adulti come adulti, perché altrimenti nella loro identità rimarranno sempre degli adolescenti che hanno bisogno dei genitori per sopravvivere. E questa loro identità li convincerà di essere quel tipo di persona. Un'altra cosa fondamentale è essere trasparenti con questi ragazzi, cercare di non ingannarli, di non fare le cose alle loro spalle, di contattare persone per loro, attivare dei percorsi di cui loro non sono consapevoli, perché non si farà altro che rovinare la fiducia. Gli si farà pensare che il problema sono loro e quindi io genitore mi attivo in tutti i modi per risolvere il problema che sta in lui, invece appunto di, come dicevamo prima, mettersi in discussione noi stessi prima di tutto. E bisogna cercare di parlare come delle persone adulte, quindi senza cercare di nascondere delle cose per paura che non li possa accettare. Per esempio, una cosa che vedo spessissimo è che i genitori dell'associazione hanno paura di dire ai propri figli di essere nell'associazione Hikikomori Italia, perché hanno paura che il figlio possa arrabbiarsi, dire che non sono così, che non dovrebbe farlo, che si stanno sbagliando. Ma la cosa fondamentale è far capire loro che si è nell'associazione per se stessi prima di tutto. I genitori con un figlio isolato incominciano a stare male, incominciano a isolarsi, incominciano a soffrire la problematica in modo molto profondo. E stare in un'associazione non è solo e soltanto per il ragazzo, ma anche per riuscire a stare meglio prima di tutto se stessi. Perché se non stanno bene i genitori, è difficile pensare che i figli possano stare meglio. Se i genitori non sono sereni, se non riescono ad avere una propria vita indipendentemente dal figlio, è ovvio che su di lui ci sarà ancora più pressione, perché si sentirà ancora più in colpa per la propria condizione, perché sentirà che la propria condizione rovina la vita dei propri genitori, li porta a litigare, a pensare al divorzio. Quindi bisogna che i genitori riescano a pensare anche al proprio bene, a non isolarsi da amici, parenti, a non cercare costantemente una soluzione al problema, ma riuscire ad andare avanti nella vita, a riuscire ad avere una quotidianità che prescinda anche dall'isolamento del figlio e che quindi non tutte le proprie azioni sono indirizzate a trovare una soluzione il più velocemente possibile, perché così si peggiorerà solo il problema, si metterà sempre più ansia sul ragazzo che poi alla fine non farà altro che allontanarsi da questa costante fonte di pressione rappresentata dal genitore.
E infine una cosa più pratica invece che possono fare i genitori per aiutare i propri figli in isolamento sociale è coinvolgerli in attività che non siano necessariamente all'esterno, all'aria aperta. A volte un genitore è ossessionato dal portare il figlio fuori con tutte le scuse, come se portando il figlio fuori automaticamente lui stesse meglio, no? Perché esce dalla stanza e allora inizierà a respirare aria esterna e magari avrà voglia di uscire. Ma uscire, ripeto, è la naturale conseguenza dello stare bene. Uscire ha senso solo se è qualcosa che si fa con voglia, con motivazione, con il piacere di farlo, perché se lo si fa solo per accontentare i genitori non serve a niente, anzi darà ancora più fastidio al ragazzo, che si convincerà ancora di più che uscire gli dà solo fastidio, è solo una cosa sgradevole che lui fa malvolentieri, e quindi diventerà sempre più difficile. Uscire deve essere una cosa spontanea, una cosa non costretta, ma una cosa che si sente di voler fare, di aver voglia di fare, con un obiettivo, qualcosa che ci dia motivazione. Quindi i genitori devono cercare di coinvolgere i ragazzi anche in attività casalinghe, che possono essere per esempio aiutare a preparare, aiutare a cucinare, fare dei giochi insieme, guardare un film, qualsiasi cosa li aiuti a uscire dalla propria routine di solitudine che si sono creati. Però è ovvio che questo tipo di attività è un qualcosa che si può fare solamente quando prima si è riusciti a costruire una relazione positiva, di fiducia, empatica col ragazzo, perché se si ha sempre un atteggiamento sbagliato che quindi porta il ragazzo ad allontanarsi da sé, è impossibile riuscire a coinvolgerlo in attività di relazione, è impossibile riuscire a toglierlo dalla sua stanza e magari fargli fare cose che prescindono da attività solitarie. Quindi quest'ultimo punto io lo vedo come anch'esso una naturale conseguenza dello stare meglio col ragazzo, del riuscire ad avere una relazione positiva che non sia finalizzata a far sì che lui faccia quello che noi vorremmo che lui facesse, ma a far sì che lui si senta meglio e veda il genitore come un alleato. Qualcuno che è veramente interessato al suo benessere e non solamente a quello che lui farà nella vita, al livello di prestazione che lui riesce ad avere nella vita, al titolo di studio, al lavoro. Spesso i genitori dicono: beh, ma io, a me non mi interessa in realtà vedere se mio figlio esce, a me interessa solo che lui stia bene. Però non è vero, lo dicono ma non lo pensano veramente, perché poi quello su cui si focalizzano sempre è il fatto che lui non esce, che non va a scuola, e non il fatto appunto che stia soffrendo veramente, che faccia fatica a trovare un senso, che stia lottando contro magari un vuoto molto profondo. Quindi, ripeto, è fondamentale che i genitori riescano a cambiare approccio nei confronti del problema, riescano ad avere pazienza nei confronti del problema, riescano a vederlo come un qualcosa che necessita di un tempo prolungato per poter cambiare. Perché se l'hikikomori è una visione, un'interpretazione della realtà e che si è plasmata quindi nel corso di tutta la vita del ragazzo e che lo ha portato a prendere la scelta di isolarsi, non possiamo pensare che ci siano delle formule magiche, delle medicine, qualsiasi cosa di immediato che faccia cambiare questa visione profondamente negativa della società e delle relazioni da un giorno all'altro. È necessario un periodo di tempo lungo, è necessario che lui riacquisti fiducia nelle persone, in primis nei genitori, e che questo lo porti a voler uscire, a desiderare di nuovo la socialità, a desiderare di nuovo la relazione diretta con un'altra persona. Ecco, lo ripeto anche in chiusura, questi sono solo dei macro suggerimenti, degli spunti psicoeducazionali che noi cerchiamo di trasmettere attraverso i nostri gruppi e che vediamo portano dei benefici concreti ai genitori, che magari hanno provato tante strade, ma con questo tipo di confronto gruppale sono riusciti a capire magari il tipo di approccio errato che avevano nei confronti del ragazzo. Ovviamente sarebbe auspicabile che si attivasse anche un percorso di psicoterapia sia del ragazzo, ma soprattutto e anche dei genitori, perché l'intervento migliore in assoluto in termini utopistici, anche se molto dispendioso, è che ci sia uno psicoterapeuta che segua tutte le figure familiari: la madre, il padre, il ragazzo, eventualmente i fratelli, perché poi c'è anche la sofferenza dei fratelli che spesso non capiscono cosa succede esattamente, come capita per i genitori. C'è grande confusione attorno a quella problematica, a quella condizione. È fondamentale, certo, che un genitore cerchi sempre un aiuto esterno, un professionista, uno psicologo, che però deve dimostrare di conoscere
la tematica e deve dimostrare di capire qual è il tipo di problema e non magari confonderlo con altri, che è il fatto appunto di confondere il problema peggiora la situazione, perché poi il figlio non si sentirà compreso nemmeno dal professionista e quindi finirà per abbandonare, bruciando la sua fiducia residua nei confronti dell'esterno e della possibilità che qualcuno lo possa concretamente aiutare. Quindi, ripeto, non applicate queste cose come fossero un pacchetto preconfezionato di azioni, ma fatevi sempre supportare o dai nostri gruppi di mutuo aiuto o, se ne avete le possibilità, da uno psicologo che possa seguire il vostro caso e darvi dei consigli più specifici, quindi contestualizzare questo insieme di strumenti psicoeducazionali in una situazione più specifica e seguire anche gli sviluppi, perché magari alcuni di questi comportamenti funzionano più in una situazione che in un'altra, in una fase iniziale piuttosto che in una fase avanzata, in una condizione di famiglia piuttosto che un'altra, quindi è importantissimo contestualizzare questo tipo di comportamenti psicoeducazionali. Però dalla nostra esperienza abbiamo visto che sono spesso in grado di produrre cambiamenti positivi. Io continuerò questo tipo di discorso anche in un podcast che vi lascio in descrizione, dove entrerò più nel dettaglio su cosa non fare, perché fino a questo momento, in questo video, abbiamo visto quali sono i comportamenti consigliati, quelli che dovrebbero essere messi in atto, però ci sono anche dei comportamenti che in negativo dovrebbero essere evitati. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Vi invito come sempre a seguirci sia su YouTube, su Facebook, su Instagram, ma anche sul nuovo canale Telegram, che vi lascio anch'esso in descrizione, e appunto su Spotify. Grazie, a presto!